mettimi like e facciamo chi prende più peso in 24 ore e lì ci si divertirà. Hola guys, family, benvenuti in questo nuovo video. Andremo a fare una challenge che ho fatto tempo fa con mia madre, ovvero chi perde più peso in 24 ore vince. Ho letto i commenti, ho vinto io al video del panino del Big Mac. Graziana, scancia. Imbrogliato. No! Io annullo la challenge. Vuoi dire che loro lo sanno giudicare? No, perché anch'io li ho letti i commenti e dicevano che avevo ragione io perché... Hai detto... O nel caso eravamo proprio in parità. Che bugiardo! Per questa challenge occorre prima di tutto una cosa fondamentale: pesarsi. Ci peseremo ora che è il giorno e ci peseremo domani mattina di nuovo e vediamo chi avrà perso più peso. Io ho i miei piani. Io ho i miei piani. Alla pesatura. Allora, io mi peso vestita e domani mi metto questi stessi vestiti, così il peso sarà uguale. Certo, tanto non si lava, quindi andrà con gli stessi vestiti, qual è il problema? Ho un altro cambio. Che bugiarda! Te lo devo andare a prendere? Te lo devo prendere? Ok, ma poi ti misuri di nuovo così? Certo! Devo togliere anche il telefono dalle tasche, perché se non prendo peso, il vostro trippone si pesa. 75,3. Parte ufficialmente la nostra gara. Colazione! Ragazzi, siamo al supermercato. Io ho trovato già la carta vincente di oggi, ovvero prugne secche. Indovinate quanto andrò a c***ere oggi. La signora ti guarda male comunque. E sai che significa? Che il bagno è... No, significa che vincerò io. Io ho preso le carotine per adesso. Tanto perderai. Perché io ho preso questo. Questa qua serve la flora intestinale per andare a c***o. Cioè lui la punta tutta tutto su quello. Per minor consumo, massimo risultato. Comunque è sbagliatissimo. Perché poi avrei un mal di pancia che non lo so. Vabbè. Un po' freddino qui, eh. Io, una persona più pagliaccia, credo di non averla mai beccata in vita mia. Step di Pepios è una mia strategia, ovvero perdere peso sudando, ragazzi. Non è che funzioni nel lungo periodo, però per questa challenge potrebbe funzionare, perché così tutta la giornata sicuramente suderò. Dato che stanno i termosifoni accesi anche. Tra l'altro, strategia numero 2, anche questa, sempre solo utile nella giornata: le prugne, ragazzi. Perché le prugne, scusa? Perché, mia cara Graziana, le prugne hanno un effetto particolare. Ti fanno c***e in tutti i sensi, perché non mi piacciono, ma aiutano la stimolazione interna. Entro stasera andrò al bagno. E la farò, e ne farò tanta. Madonna. Wow, ma chi è questa ragazza carina? Oh, sì, sono io! Allora, per colazione, caffettino. Perché, vabbè, io bevo sempre caffè di solito a colazione, quindi non è diverso da ciò che faccio. E poi una barretta di cui non farò vedere la marca perché non facciamo sponsorizzazione. No, scherzo. Una barretta di cereali, una barretta fitness. Anche se non l'ho fatta vedere, ho detto la marca. Buona colazione. Che c'è? Niente, non aspetta. Oltre a queste, ho un'altra arma segreta, che è questo yogurt Yakult, non lo so se lo conoscete. Con 20 miliardi di probiotici L che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Mamma Yos, preparati, perché oggi ci sarà da pulire il water. Oh! È buono. Allora, non so se mi sto fissando, però già mi sta venendo da c***o. Per le prugne di prima, però può essere che la mia... Cioè, oddio, io la vado a fare almeno 2 volte al giorno. Non vorrei che oggi vado 5. È un cavallo 2 volte al giorno, che cavolo. Tu non puoi usare le mie armi. Dai. La mia arma biologica, no! Basta. Fa veramente Yakult. Ovviamente che non scherza. Buongiorno. Se volessi sponsorizzare questo canale, non ti preoccupare, signor Casey Shirota. È buonissimo. Fa niente che lo sto utilizzando per andare a cagare. Signori delle prugne. Io ho da poco iniziato a fare cardio con dei video su YouTube e sto iniziando a sudare, a sentire caldo. Però mi tengo il maglione. Voglio utilizzare la stessa tattica sua, che nel frattempo dorme. Voi ditemi se è normale. Lui nel frattempo dorme. 1, 2, 3, 4, giù.
verso e giù. Comunque tu l'hai squagliato, te lo dico. No, bro, sto un sonno. Io sono squagliato. Stai saltando nel mio soggiorno, io sono squagliato. Dormire fa sciupare calori se tu non lo sai. Papiamo. Che ora? È l'ora di pranzo. Come è possibile? Ho dormito 10 minuti. Ho consumato 600 calorie. Guarda. Io per pranzo ho una cosa potente. Io ho paura, guarda. Per pranzo ho intenzione di mangiare pesa, che è super magra e leggera. Che puzza, madonna. Tu puzzi? Forse un po' oggi. Perché sono vestito da stamattina col giubbotto. E delle carotine. Io non mangio. Pranzo. E come faccio? Se no prendo peso. Ma no, ma non vale. Ah, non vale? No, prima cosa che bisogna mangiare. Infatti io ho un asso nella manica, ragazzi. Oltre a mangiare ancora queste, e vi garantisco che stanno facendo un certo effetto, perché tra un po' penso proprio che correrò. Uno, due. La lasagna. Ma sei scemo? No, ho un piano. E io una chitarra. Vedi che è a chi perde peso, non chi prende peso. Grazie. Che fai più cacca se mangi la lasagna? Precisamente, perché io ora con queste due, questa mi basta per tutta la giornata perché sono un botto di calorie e non ho bisogno di rimangiare. Queste mi faranno andare al bagno, quindi tu vedrai che domani perderò questi e gli altri. Mi piace che mi guarda scopo perché pensa che io sto andando a perdere, ma in realtà sto andando su WikiHow per vedere loro che cosa consigliano per sciupare calorie più velocemente. Muoversi per bruciare calorie, vabbè, questo vedremo un po' come fare. Modificare le proprie abitudini alimentari, e questo lo stiamo già facendo. Rimedi alternativi, li stiamo già facendo, ragazzi, con le prugne. Ti sto battendo sotto tutti i punti di vista, Graziana. Tu hai voglia di mangiare ancora le carote? Il boss sono io. Il boss di questa challenge. A me. Come dirvelo? Perché poi tocca a me questa parte. In questo momento le prugne, che altra, la cosa che ha bevuto ha fatto effetto. Perché è chiuso in bagno tipo da 10 minuti a rilasciare i 20.000 probiotici. Oh. Beh? Dai, dopo un po'. Come va? Funziona. Posso aprire? Secondo te? Ma è tanta che ne stai facendo? Grazie, dopo ci sentiamo. Ma dobbiamo informare i trollini. Tanto, cioè, non batterei mai la mia strategia. Certo. Io tra un po' mi metto all'opera. Che è proprio nella natura umana che più bruci e più dimagrisci. Quindi devi stare in movimento. La mia strategia del bagno funzionerà. Vi assicuro che sto sudando, mi fa caldo. Quindi la mia strategia sta funzionando. D'estate sarebbe stata meglio, sicuramente, ragazzi. Per ora vedo soltanto 1 minuto e 50. È iniziato adesso. Raga, io sto praticamente facendo le scale di continuo come un pazzo. Perché tutto questo fa parte del mio piano, però se no cado. Infatti se mi vede qualche vicino di casa mi prenderà per pazzo. Devo farlo un po' di volte per aumentare il dispendio calorico. È tragico, ma fidatevi che si può fare. Comunque il giubbotto mi fa sudare come un maiale, eh? Non so se si vedrà qualcosa. Io sto da circa una ventina di minuti, volevo arrivare a un'oretta. Sto alternando un po' di corsa e un po' di camminata veloce. 23 minuti, 5, vabbè, la velocità, 108 calorie. Non c'è, oddio, che schifo, sto sudando, vabbè. Non c'è male, devo dire. Allora, io ho fatto un'ora di camminata e corsa. Che hai fatto? Sei andato a correre all'aperto? Alle scale. Beh? Ho fatto sali e scendi. Un uovo distrutto. Ma la bollente! Togliti! Togliti questo, oh, sei bollente! Per l'acido non la tolgo. Mi ha troppo vomito. E poi devo andare a cacchino di nuovo. Oh! Dai, ti giuro. Io ci tengo a dire che ho fatto di nuovo la cacca. Io non lo volevo sapere. Volevo precisare, mi sono cambiato. Ancora un po' di questi. E infatti sto continuando a mangiare anche se... No, basta. Basta, raga, perché sinceramente... Questa notte no, continuerai, no, la challenge da solo. Non voglio, non voglio entrare nei particolari, però diciamo che è un po' di bruciore. Eh beh, ma non diciamo. Guarda.
Giovanna, cioè ti sei finito 250 grammi di prugne. Io tranquillo volevo mangiare tipo dei crackers, continuare a mangiare le mie carotine, prendo un frutto tra una mela, un'arancia. Domani mattina vi dico perché Graziella ha sbagliato questa challenge, però domani mattina concentriamo a pesare. Però ora, per dare quel tocco di energia che mancava, l'ABC della merenda. E per quelle cose per i bambini, non penso che faccio ingrassare una cosa per i bambini. Il formaggino, gli stecchini qua. Gli stecchini. Non mi ricordo come si chiama. Grissini. Il fruttolo. Mi sto drogando oggi, non è il frutto, è il succo di frutta. Molto buono. Ok, siamo arrivati alla mattina dei risultati. La resa dei conti. Esatto, quindi la nostra Graziana si andrà a pesare. Ricordiamo che il suo peso era di 56,3. 56,5. Ammettiamolo, non ho mangiato un Kaiser. Mi sono fatta tanto così di allenamento e avrei comunque perso. Volesso. Cioè. Quindi scrivete in questo momento chi dei due ha vinto. Quindi era, ho perso. Ragazzi, andate a scuola, è importante. Non fate come Graziana e imparate a fare i conti. Un chilo e due. Un chilo. Porca vacca. E ora vado a mangiare un bel cornettone. Vada, campione. Vediamo se i peppers. Prima quanto era? 75,3. Che cacchio dici? 1,3 kg ho perso. Che cacchio dici? Cioè per 100 grammi hai vinto tu. Ho vinto per 100 grammi! No, hai vinto, punto. Cioè, com'è possibile? Tu hai mangiato la lasagna. No, io sono sconvolta. Cioè, ragazzi, hai mangiato la lasagna. Ho cacato due volte. Ho capito, figlio mio, ma... Cioè... un chilo e tre di cacca. Comattoni. Aiuto. Graziana ha perso, lo dico ora, perché lei ha mangiato tante carote, ha bevuto e quindi ha preso tanti liquidi. Quindi ragazzi, ora però, se volete che ovviamente noi facciamo chi ingrassa di più 24 ore e lì forse Graziana potrebbe battermi, 20.000 like e facciamo chi prende più peso in 24 ore e lì ci si divertirà. Bella raga! T'ho fregato, ho visto, mi sono mangiato la lasagna. Vai a cazzo. L'ho fatta già due volte, la terza non penso che riesca. Che sei un esperto.